Cala Napolo. Ibrahimovic. Rebic si oh, gira ancora Buffon. Ah, ha parato. Oh Buffon ha parato. Hai visto, pal? Oh, Milan ci sta provando in tutti i modi. Non riesce a segnare per la Madonna. Ma fuori il gioco che ha una stregata. Fornini gioca. Buffon e Caioventus, ma anche questo sei. Un Buffon. E quello muove in pensione. Se non arriva a quota 100, da fa 100 anni. Poi forse va in pensione. Mi sa che va prima in pensione Ibrahimovic. Vedrai che segna lui, ma fra poco. Se si dovrebbe sbloccare già il primo tempo il Milan. Il secondo tempo mi sa che poi si stanca, non ce la fa più. Poi sta andando al massimo e non riesce a segnare, capito? Io ho paura per il secondo tempo che... O Milan regge solo il primo tempo. Hai visto con l'Inter? Vinceva 2-0 e ha perso 4-2 dopo. Dobbiamo stare attenti. Mo fioccano i cartellini gialli, pa' Juventus, hai visto, pa' Dybala? Ha struppiata qui. Hai visto come ha struppiata, pa' Dybala? Anzi, no, è quell'altro, il quadrato, Che nome però, quadrato. A cercare Ibrahimovic, spizzata poi De Ligt in anticipo su Çalhanoğlu, la chi è? Che sì. Poi tiene aperto lui. Stai vedendo? Ancora Castiglietto. Oh, vuoi vedere un gol? A cercare te avanti con testa di De Sciglio, raccoglie Rebic. Un gol do Milan. Di prima di Bala, quasi non lo sfaccemmo. Ieri un Napoli una velata all'interno. Avete velato un paio di palle, dicono a Napoli. Ne ha fatto uno. Comunque il Milan si sta comportando bene, è proprio un diavolo per la signora. Come ho intitolato io questa partita, pa. Il diavolo piano piano sta dominando. Prova a girare di testa Çalhanoğlu. Non era per noi Stefano, per Çalhanoğlu voleva mettere più alta perché Ibra mezzo l'area sì marcato da. Ehi, c'è pure capo tribù, hai visto? Pa. C'è una tribù rossonera che viene dall'Asia, forse dalla Malesia, un malesiano ho visto. Insomma Calabria stava segnando. Mo fra poco finisce, pa, mancano. Dobbiamo controllare il cronometro. Intanto ho ripristinato la linea, pa. Ho dovuto spostare
come si chiama? O sfaccem direbbero a Napoli. A linee. Alza questo pallone irraggiungibile però per Ibrahimovic, Delict di testa, Ramsey all'indietro per Bonucci, Pjanic. Di ballo. Ramsey. Pjanic. Magnini, Pjanic. Ramsey. Quadrado. Arriva anche Decino Quadrado. E Quadrado è... Allarga per Decino che stava stringendo. Dai, chiudi a quello. E già piglia un fazzoletto, poi non è. Lo sfaccim. Andare verso la profondità, si è fatto dare la palla, non è andato ovviamente a pressare il colombiano che si è girato, poteva cacciare in porta, poi si è ricomposta bene a livello difensivo la difesa del Milan per proteggere in questo caso anche l'inserimento di De Sciglio. Palla di testa dietro per De Sciglio, pressing di Rebic, poi prima di Ciano, uno di Dybala, ancora di Dybala, De Sciglio. E lo stretto, si trovano bene, piano di Dybala, come sono venuti fuori con la pressione del Milan, noi con la qualità molto veloce e tecnica. Ma quindi Ronaldo, quello con che si tocca per ultimo il Milanista, la rimessa Juve. Ci sono 34 e 30 secondi, 0-0. Il Milan però più di una volta abbastanza vicino alla gol del vantaggio, in particolare con Calabria. Ma più di anticipato. Si stanchi in casa. Non lo lascia a Pjanic. Bonucci. Basta, è dormenta. Per un attimo Calabria. Come stanno? Giro dei pressi delle due panchine di scassi capaldi. Sì, Pioli e anche Solice continuano a richiamare Rebic. Ancora 0-0, pa. Quando salgono anche Quadrado in esterno. Ancora finisce. Poco fa il video di... mo... Mancano... Oh, mannaggia, sfaccim, stava segnando Ronaldo. Importante costruire la Juventus con qua Quadrado. Poi 40, siamo... Mancano circa 10 minuti, pa. Stava segnando la Juventus, Quadrado, mia parata donna Roma. Vedete che paratone che ha fatto, la madonna. Quadrado gli ha segnato. Proprio Quadrado. Sempre Dybala e Pjanic in zona palla. Mona sta attenti. Qua ne fanno barba e capelle fra poco. Ti cazzo de... a chiamare la signora. Ne fanno pelo contro pelo. Qua ne fanno barba e capelle, se non stiamo attenti. Io mi preoccupo il secondo tempo. Qua o Milan avrebbe essere già segnato, vuoi capire o no? Che non riesce a segnare neanche il primo tempo. Ma sta attenti. Ronaldo fino a mo ha fatto lo spettatore. Torna bene Calabria, Castiglietto. Ci deve essere sempre il doppio come in questo caso triplicata la marcatura su Castiglietto. Alexandra, costretto a tornare indietro. Alza il pallone in zona Pjanic. Parte, si è stappato un as. Perché si è crea una bustina di quella, vedi come va meglio. Ancora Bonucci. No. È libero. C'è sì, vedi Bonucci, la palla per il gallese. Quadrado. E per il raffreddore, la nuova medicina. Sì, sì, fammi sentire qua, poi. Per un attimo poi di Dybala. Quadrado.
che questa signora pericolosa. Qualcosa da lei, fuori gioco, e devono resistere, resistere e insistere. Si segna Ronaldo, Mattia, non c'è da mettere più piede qua a Milano. Non lo faccio entrare, non lo faccio entrare. Buon nipote, lo lascio fuori. Trentanovesimo minuto, pa, mancano 6 minuti. Sta finendo il primo tempo. Insomma, Ibrahimovic non ha fatto un tiro fino a mo. Non ha fatto niente. Sinistro, impreciso. Sarà Revic che voleva la parola libera, da quella posizione deve centrare ovviamente la porta, non era semplice perché Decidio, diciamo così. Ma boh, che neanche Ronaldo che ha fatto, Ronaldo. Diciamo, la battuta, e quindi con l'esterno va direttamente fuori. Sembrava che era fuori Decidio, che non giocasse neanche. Quadrado prova dopo ritardo. Si è visto sporadicamente, no? Oh, c'è fallo. Hanno stroppiato. Hanno stroppiato Ibrahimovic. Beh, mo' di là potrebbe tentare il colpaccio. Potrebbe segnare di là, pa. Stesso lui in Adam Feladenz. Buffone neanche ha da vedere un pallone. Ah, mo può segnare un Milan. Se non segna mo, non segna più. Dybala proprio l'anticipa col mancino e lui prende la gamba. Almeno è sembrato così. Là è dal dischetto. Forse qualcosa meno dalla porta di Buffon. È una specie di rigore. Benasser, credo che. Pa, guarda questa azione, pa. Guarda come trema Buffon. Anche lui, forse più di potenza, ce l'hanno più, diciamo, con la palla sopra la barriera che è molto. Pa, guarda, guarda. Bundesliga fra Hamburgo e Bayern Leverkusen, 11 gol sul calcio di punizione. Guarda, pa. Calcia lui sulla barriera. Ah, la barriera per la madonna. Un pochino più alta, scende bene. Manca la barriera. Si era messo anche, mi sembra, quadrato, sai, dietro la barriera per eventualmente un tiro raso terra. C'è Teo. Con le mani Hernandez. Su Ibrahimovic che prova con il petto ad appoggiare a Rebic. Rebic, qual è la porta ben assente. Cazzo, la stanchezza, mo si inizia a sentire. Alla fine di Bala. Poi Ramsey, che sì. Siamo alla fine del primo tempo. Vedete. Per l'arbitro romano, giallo per Hernandez. Ha dato un giallo. Che non scenderà in campo allo stadio. Vabbè, due assenze pesanti. Ibra e Hernandez sono giocatori che insomma hanno cambiato un po'. Quindi Bala magari va troppo forte perché in ritardo copre molto con il corpo Benasser. Non ci sono dubbi sul fallo di quello di Bala, ma fallo, sì, infatti c'erano dubbi anche sull'intervento precedente. Terzo cartellino di questa partita, quindi vediamo la punizione di Messi. Quarto uomo finalmente attaccato. Ha munito anche l'allenatore della Liga. L'allenatore del Milan è stato ammonito, pa. Il corso verso la
Prioli, Prioli. Sarei cercato un chiarimento con Pioli perché Pioli, Pioli. Si erano guardati benissimo, poi ha detto Stefano tutto a posto. È stato ammonito. Il quale era Juventus, rimessa a Milan, che sì. Che non sa. Qua piove sul bagnato, pa. Mette su Pepe su po' un cavolo, si dice. Il francese cerca di crossare, bisogna debole. Vale su che quanto sta correndo di palla, fa un lavoro anche sporco, infatti non possesso palla, sì, qualche fallo, qualche entrata, ma in partita ovviamente a qualità sia quindi adesso. Ah, vedi che fra poco finisce. Il rigore della propria squadra. Alexandro. Mourinho anche a Ronaldo. Guardatello un gol. Va via Chiesa. Attenzione. Alexandro. Ronaldo. Un rivale larghissimo a destra. C'è quella là, vedi, c'è quella da sinistra. Ronaldo. Ma la sta attento che ne fa una barba e capelli. Adesso la mette fuori il pallone. Oh, sfaccemma. Nato falla la palla. La posizione mi sembra che ovviamente ha smistato la palla, rivediamo qui. Qua si accidono. E qui c'è. Ah, forse sì, hanno cattato il gomito che sì. Il gomito sì, qui ha rischiato un po'. Intanto rivediamo il cartellino giallo per Stefano Pioli. Nel frattempo mi dice Alessandro Forti dal coordinamento e pure dal coordinamento giornalistico che c'è un ammonito pure a Pioli. Questo intervento ai danni di Quadrato. Qua non si capisce più niente. C'è stato. Che partita è questa? Pa, fai bene tu che dormi. Sogni dormi. Questo. Ha rischiato così. Sì. Perché ormai la palla era fuori, insomma era fuori, diciamo così, non serviva proprio niente. Un minuto di recupero. Un minuto di recupero ancora. La madonna, chi è? Che recupero? Un minuto. Come fai a fare un minuto di recupero? Oh. Mi ha guidato a cercare questa palla in verticale, ma per Rebic è non difficile subito. Perché ha caratteristiche di esatto. Passa subito, ma quando sei stanco. L'arbitro ha ammonito perfino l'allenatore del Milan, a Pioli. Sai che significa? Ma sai che significa che se siamo fra poco senza allenatore la partita di ritorno? Chi è che allena dopo il Milan? Musei dice. È finito? Ma io il secondo tempo voglio non esserci. Mi auto ammonisco, ma si vede la beta. Ma che se va a vedere? Io chiudo, pa, buonanotte. A che ti buonanotte.